importante. Un altro progetto che abbiamo fermato, Anversa degli Abruzzi, quello era un progetto da 115 aerogeneratori, quindi questo vi fa... Voi immaginate che cosa vuol dire 115 pali alti 100 metri, cioè una cosa immensa, anche quella con una battaglia fortissima dove hanno aderito la Coldiretti, il WWF, la LIPU, il Comitato del Paesaggio, insomma, abbiamo fermato questo enorme impianto. Voi direte cosa è andato bene e cosa è andato male. È andato bene che la Regione Abruzzo si è dotata di alcune linee guida, purtroppo queste linee guida sono molta carta, diciamo così. Nel senso che poi quando andiamo a vedere i progetti, e questa è una cosa di cui mi occupo direttamente, il problema grosso che vediamo in tutti i progetti, qui ancora non c'è il progetto sulla carta, però noi dobbiamo imparare dalla storia e quindi da tutti i progetti che hanno presentato in Abruzzo. In Abruzzo, su oltre 20 progetti presentati, purtroppo alcuni dei quali anche approvati dalla Regione, che non è che li abbiamo bloccati tutti, purtroppo tutti questi progetti vengono fatti senza seguire gli standard internazionali per quanto riguarda l'impatto ambientale. Io mi occupo di uccelli, di ornitofauna, ebbene ci sono delle tecniche che in Germania utilizzano per vedere l'impatto, perché con questi aerogeneratori sbattono tantissimi uccelli, anche i pipistrelli, che sono specie importanti anche per come insetticidi naturali. Però sbattono tantissimo. E in altri posti d'Europa fanno i monitoraggi bene. In questi posti, secondo me, non li andrebbero neanche a mettere gli aerogeneratori, perché sono importanti da un punto di vista paesaggistico. Però, ecco, quando si fanno i progetti, comunque bisognerebbe farli in un certo modo. Ecco, in Abruzzo nessun progetto ha seguito gli standard, non del WWF, gli standard che vengono usati normalmente negli altri paesi europei, anche di inserimento ambientale. Quindi, diciamo che sono, tutti questi progetti sono estremamente scadenti e non tutelano quindi la comunità. Noi siamo molto preoccupati, e vado a chiudere, poi magari parlano gli altri, poi ci faccio una passeggiata sul posto come promesso, diciamo così. L'aspetto importante è che poi manca la pianificazione, cioè come al solito qui stiamo seguendo un'ulteriore proliferazione di progetti, a parte che basta vedere gli anemometri, ogni collina del Vastese ormai c'ha un anemometro, E ci sono progetti, alcuni già approvati a San Giovanni di Pioni, altri in itinere a Torre Bruna, a Cerenza, a Monteferrante, altri impianti. Ecco, stiamo rivedendo una proliferazione scordinata di progetti che, fra parentesi, non si parlano fra di loro, e cioè non si parlano vuol dire che quando si fa la valutazione di impatto dei singoli progetti bisognerebbe anche vedere la sommatoria dei progetti, cioè l'impatto di tutti questi progetti messi insieme. Questo non si fa perché arrivano un anno dopo, quindi c'è questa situazione completamente scoordinata e selvaggia che noi, e questo è il segnale di questa manifestazione, al di là del singolo impianto, noi dobbiamo cercare di far diventare quella dell'eolico, della pianificazione dell'eolico in quest'area, una campagna regionale, affinché non si vedano, ecco, crescere queste pale in maniera totalmente scoordinata. Vi do un'ultima, veramente chiudo. Come funziona adesso? Adesso il vostro comune ha firmato una convenzione con una società privata, e questa società privata adesso potrà presentare un progetto. Attualmente il progetto non c'è proprio, c'è tutto questo numero di pale, chiaramente io immagino che il progetto già ce l'abbiano nel cassetto. Ecco, adesso questo progetto dovrà essere presentato, seguirà una trafila che è quella che va alla Regione per l'approvazione, ci sarà la possibilità, e lo dico per organizzarci tutti, va al Comitato Valutazione di Impatto Ambientale, c'è una conferenza dei servizi poi che si attiva, c'è cioè una riunione di tutti gli enti che devono esprimere parere, e quindi noi ci dobbiamo organizzare assolutamente affinché non solo facciamo manifestazioni, che questa è importantissima, ma poi dobbiamo anche produrre delle carte anche noi contrarie, chiaramente da un punto di vista tecnico, quindi noi chiaramente le faremo le osservazioni, si va, poi magari Oreste potrà dire qualcosa sull'aspetto del rumore. Io dico, sicuramente noi interverremo sull'aspetto paesaggistico, che è evidente a tutti. Vi dico una cosa per farvi capire come avvengono le valutazioni. Allora, lo studio di impatto ambientale lo produce la ditta. Quindi la ditta assegna a dei consulenti e dice fate lo studio. Lo studio, quindi, che viene fatto, diciamo, un po' da una parte, diciamo così, viene presentato alla Regione.
La regione deve fare la valutazione dello studio, quindi per fare una valutazione uno ne dovrebbe sapere. Ora, vi assicuro che i funzionari regionali, nonostante noi gli abbiamo chiesto, pregati in ginocchio, di andare sul posto e rendersi conto, fanno una valutazione dall'ufficio, cioè seduti alla scrivania. Quindi voi siete quasi sicuri che se non ci muoviamo tutti insieme, prendiamo i funzionari, li portiamo qua quasi di peso, ecco, quelli lì decideranno senza sapere questo posto che cos'è. Noi infatti questa passeggiata l'abbiamo fatta apposta perché le persone si devono rendere conto, vabbè, quello conoscete, ma anche gli altri, quelli degli altri comitati, Oreste, dove si rende. Perché uno quando conosce un posto direttamente se ne innamora di solito e tira fuori la passione. Ecco, i funzionari regionali decidono, danno il proprio parere senza andare sul posto. Primo problema. Secondo problema, al comitato valutazione di impatto ambientale, e non lo dico per scherzo, ci vanno tanti progetti, le cave, tutto. Ebbene, in un giorno loro decidono, cioè, a volte c'è l'elenco dei progetti che devono valutare, ci sono 30 progetti in un giorno, quindi lo stesso comitato deve dare il parere su 30 progetti in un giorno. Abbiamo calcolato, un giorno c'erano 6 minuti a progetto, quindi il futuro del vostro territorio viene deciso, e vi assicuro, è quasi da fare una visita guidata come decidono. Vedete, l'istruttore che arriva apre questi faldoni che sono alti così, in 5 minuti fa così, spiega quello che è e quelli votano sì o no. E noi dobbiamo cercare di far capire a queste persone che non possono decidere in questa maniera, che non è civile da un lato, in un senso o nell'altro, sì o no, ma non è civile dare una risposta su un territorio in questa maniera. E quindi come facciamo? Raccogliamo le firme, assolutamente, più firme raccogliamo e più ci ascoltano, fare le osservazioni tecniche, questo vi aiutiamo, quando ci sarà questo comitato lì, chiedere di venire qui. E questo lo possiamo fare in un altro incontro, io già vi propongo di farlo, anche questi funzionari noi li dobbiamo portare qui a far vedere su cosa decidono, insomma. Certo. Assolutamente.